Le studentesse, come è noto, come emerge da tutte le statistiche, sono più brave, più capaci, hanno voti migliori, si laureano prima degli studenti. Dunque questo significa che in prospettiva possiamo immaginare che queste giovani donne siano in grado di ribaltare e di trasformare questa situazione che le vede ancora arretrate. Ecco, un punto importantissimo è il mondo del lavoro. Il quadro resta a tinte fosche, ma la cassetta degli attrezzi per cambiarlo c'è. Non senza l'occhio vigile dell'Europa, l'Università di Bari presenta il bilancio di genere 2021 e il Gender Equality Plan 2022-24. I due documenti servono da cartina al tornasole dell'esistente e da roadmap futura per la promozione della parità di genere e delle pari opportunità all'interno della comunità universitaria. D'altro canto, i segnali incoraggianti non mancano, a partire dall'aumento delle studentesse nelle cosiddette materie STEM, acronimo che indica le discipline scientifico-tecnologiche, unito ad un rendimento maggiore e ad una maggiore presenza nelle attività che però non si riflettono in uguali proporzioni nel mondo del lavoro. Noi pensiamo di intervenire con delle facilitazioni fiscali per quanto riguarda l'iscrizione delle donne nelle lauree STEM. Abbiamo già fatto un primo passo l'anno scorso che ha dato dei segnali. Ci saranno delle facilitazioni soprattutto nel post laurea, ovvero sia di quei percorsi di master o short master che potranno fare le studentesse con facilitazioni ulteriori.